I paesi della costa adriatica conservano leggende, tradizioni che riguardano i turchi, la presenza negativa dei turchi. Perché per anni, dal VII-VIII secolo fino al 1700, fino alla fine del Settecento, orde turche approdavano dall'Adriatico lungo le nostre coste e poi risalivano anche per chilometri all'interno, saccheggiando i paesi, distruggendo, rapinando e rendendo schiavi soprattutto i giovani e portando le ragazze negli harem d'Oriente. Si comprende perché i turchi sono rimasti un fatto negativo nella cultura popolare, come si può chiaramente riscontrare nella toponomastica e anche in alcune leggende, in alcune tradizioni, in alcuni canti popolari. A Tollo, ogni prima domenica di agosto, viene rievocato un episodio prodigioso, miracoloso. La Madonna del Rosario, che, come si sa, il cui culto, come si sa, inizia dopo la battaglia di Lepanto del 1571, proprio a celebrare per quest'epica riscossa della cristianità contro i turchi, la Madonna del Rosario libera Tollo da una occupazione turca, da un'orda turca che si stava per entrare nel paese. Questa rievocazione ha dei tratti di spettacolarità, si tratta di una manifestazione di cui oggi si è impossessato soprattutto il turismo e difatti ubbidisce a criteri spettacolari, ma una volta, oltre ai turchi, questa rievocazione, questo spettacolo in onore della Madonna del Rosario aveva anche altri significati più reconditi, cioè invocare la protezione della Madonna sugli agricoltori di Tollo, in particolare in un momento in cui è particolarmente in forza il raccolto per effetto di eventi negativi quali la tempesta di Grandine. Si sa che Tollo è famoso per i suoi vigneti e per il suo vino. Ebbene, appunto, ogni anno c'è questa rievocazione. Oggi i turchi non approdano più alle nostre marine e quindi ben altri sono i turchi che abbiamo in casa, i turchi nel senso dei devastatori dell'ambiente, dei distruttori delle nostre risorse naturali, i turchi nel senso appunto della violenza politica e della corruzione. Però appunto Tollo ancora si racchiude in occasione di questa celebrazione, la prima domenica di agosto, intorno a questa manifestazione, intorno a questo spettacolo che ha anche dei momenti di commozione. Thank you.
memoria delle incursioni e dei saccheggi dei saraceni e dei turchi nei paesi della costa adriatica è rimasta viva nella tradizione popolare, non soltanto in alcune rievocazioni di prodigi e miracoli di comunità salvate per l'intervento di santi e madonne, ma anche nelle leggende, nelle espressioni dialettali, nella novellistica, nei canti. Si veda la vecchia canzone abruzzese che evoca i turchi alla marina. Espressioni quali «mamma li turchi» o «roba da turchi», con cui si allude a tutto ciò che è di eccezionalmente negativo, o «faccia da turco», per indicare persona astiosa e cattiva, dimostrano come nella cultura popolare i turchi, appunto perché in tempi di barbarie, portatori di violenza e di morte, continuano a simboleggiare un ruolo negativo, almeno nell'immaginario collettivo. La prima domenica di agosto, a Tollo, nel circondario di Chieti, così come il 13 luglio nella vicina Villa Magna, viene festeggiata la Madonna del Rosario, il cui culto fu istituito dopo la battaglia di Lepanto nel 1571 a rievocazione di un'epica impresa locale. Nel 1566, circa 7.000 turchi, al comando di Piali Pascià, dopo aver inutilmente assediato la fortezza di Pescara, la mattina del 30 luglio sbarcarono dalle loro navi alla foce del Foro e dopo aver saccheggiato Francavilla, profanando l'arca d'argento che custodiva il corpo di San Franco, distrussero Ripate Atina e si spinsero fin sotto il castello di Torre. Qui, secondo la leggenda, gli armigeri cristiani resistettero e respinsero ben tre attacchi delle orde turche. L'apparizione della Madonna sulla rocca, infine, atterrì e mise in fuga i pirati. La leggenda, ancora viva nella memoria collettiva, viene ogni anno rappresentata in sequenze che in queste ultime edizioni hanno ceduto a qualche esigenza di spettacolarità turistica. Thank you.
Le immagini mostrate si riferiscono a Tollo, un paese con una economia agricola ricca e moderna. E appunto per la ricchezza dei suoi vigneti, una contrada è stata addirittura chiamata Piccola California. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni agricoltori. Esse aiutano a capire i significati sottesi alla rievocazione storica e i valori simbolici della festa. Zenone Benedetto, sull'importanza di questa tradizione della rievocazione qui a Tollo. Sì, è una manifestazione indubbiamente importante per la comunità tollese, anche se devo dire che da un po' di tempo a questa parte l'importanza e anche il valore simbolico che la tradizione ha è andata un po' scemando, forse dovuto a condizioni economiche, sociali un po' particolari, perché la realtà sociale tollese è un po' difficile. Comunque, nonostante tutto, possiamo dire che il cuore di questa rappresentazione è caratterizzata dalla battaglia. Questa battaglia dove ci sono due fazioni, i turchi e cristiani, con tutto il valore anche qui simbolico dello scontro di culture differenti, che andranno poi a combattersi, e la fase culminante della battaglia poi sarà la conversione da parte del capo dei turchi, per l'intervento della Madonna del Rosario. Cioè, questo è tecnicamente proprio il fattore di sacralizzazione che viene introdotto nell'ambito di questa festa. Secondo appunto le fonti storiche, questo rievocherebbe? È esattamente alla perfezione, e con tutte le fasi, tutti i momenti particolari della rappresentazione stessa, la liberazione di Tollo dei turchi. Tollo come vive oggi questa manifestazione? Debbo dire con molta unità, il valore simbolico, dicevo, forse nel corso del tempo è andato scemando. Questo intervento doveva essere fatto un po' prima, comunque sicuramente non è tardi, per riavvicinare la comunità a questo grandissimo bagaglio culturale che noi, che faticosamente i nostri avi hanno tramandato a noi. Comunque devo dire è un... rispondono abbastanza bene. Cioè, anche se le divisioni possono essere di altra natura. Di altra natura, sicuramente. Questo è un cruccio del nostro... Non ancora, c'è ancora tanta strada. Turchi, cristiani o altre fazioni, purtroppo. Sono ben altri turchi e ben altri cristiani, esattamente. Questa unità in nome della Madonna del Rosario. Rosario può essere un fatto, il famoso collante della fede, insomma, collante sociale. E penso che quindi anche un compromesso storico in nome della Madonna. Esatto, cioè, almeno questo a livello simbolico, diciamo. Quindi nulla cambia sotto il cielo. Sotto il cielo per il momento nulla cambia. Speriamo, insomma, confidiamo negli uomini di buona volontà, insomma, per andare avanti. E nella Madonna del Rosario. Capo dei turchi, che fa nella vita quotidiana? Io lavoro. Lavora? E lavoro in proprio. Sì. In famiglia, così. E questa è la mia vita. Contadino, no? No, contadino no. Questa è la vita quotidiana. E, dicevo così, per quanto riguarda il lavoro, lavoro in famiglia. Anche oggi è il capo dei turchi. Oggi sono il capo dei turchi, così. Per libera scelta o perché era necessario? No, per una scelta, diciamo così, del nostro capo che si rileva. Avrebbe preferito essere capo dei cristiani? No, per me è stato indifferente. Dal nostro capo, dicevo, che si è rilevato abbastanza competente per tirare avanti. Sentite molto questa tradizione? Certo che la sentiamo molto. E i cittadini di Tollo sono molto orgogliosi di fare questa manifestazione e di partecipare a questa manifestazione. Fondamentalmente la rievocazione è una battaglia, forse una delle rievocazioni storiche dove avviene il combattimento. Tutto è improntato, diciamo, sulla danza, ci sono anzi dei residui di danza armata nella festa a Tollo. La fase è in più attacchi, c'è la fase iniziale dove la mimica rappresenta la sentinella, la vedetta che è sull'alto della torre, dà l'allarme alle guardie del maschio del castello, e qui subito nasce uno scontro fra i primi predoni turchi che arrivano. Tutto avviene a un ritmo di danza, il rumore delle spade,
roteare dei turchi attorno alla torre che picchiano e mimano l'assalto. Tutto viene trasmesso, diciamo, all'osservatore, allo spettatore, tramite dei suoni, suoni che ricordano la violenza, gli squilli delle trombe, dei tamburi, e non ci sono interventi vocali di nessun tipo, né uno speaker, né un personaggio della... Ecco, tutto è scandito dal rumore delle spade, dei tamburi, tutti elementi di guerra. Insomma. Ma una volta, come quando avete partecipato pure voi, come avveniva? In passato, qualche decennio fa? Beh sì, era un po' diverso, faceva la battaglia lo stesso, ma senza vestitura. come adesso. Però c'era accanimento. Sì, accanimento c'era sempre. Spiegatemi, raccontate. Sì, si combattevano sempre con le spade di legno, insomma, invece ora è spade d'acciaio, insomma, tutto diverso. Se facevano anche male qualche volta? Beh, cascate come? Qualche volta sì. Prima si faceva il turco, no? Si metteva i cocomeri che si spaccava, si metteva la pasta asciutta e si buttavano a terra, acqua, fuoco, olio, acqua bollita, no? E quello che gli è capitato lui, una bevuta ubriacata, e io ti sotto che si è fatto male. È cascata da sopra, bene, te l'ha fatto sicuro. Tu, la importanza della protezione della Madonna del Rosario. L'importanza è questa che abbiamo già detto, no? Che crediamo alla Madonna, crediamo a qualcuno per il temporale, per la distruzione della raccolta. Anche qui è un paese agricolo specializzato. Perché è tutto capannete specializzate, vi disegno. Allora noi crediamo a questa Madonna che ci protegge. Signora, lei perché partecipa a questa manifestazione? Perché partecipa a questa festa? Perché la festa nostra, la Madonna, ha fatto la vittoria. Ma lei è devota alla Madonna? E come? Devoto sono. E quindi è una grande tradizione che tutto il paese segue? Tutto il paese segue, perché è una tradizione antica. E quando non ha fatto questa tradizione, la grande ne sa spiegare. È evidente che anche la festa religiosa di Tollo, pur nel sostrato storico che ancora sorregge la rappresentazione, sottende gli antichi valori della cerimonia agraria di ringraziamento per il raccolto e della protezione dal pericolo della grandine. I turchi sono il negativo del mondo rurale, da cui la Madonna deve proteggere. Soprattutto nella sofferenza del vicino raccolto dell'uva, bene agrario fondamentale nell'economia del paese, al di là anche dei moderni sistemi protettivi, quali la polizza di assicurazione. Quello raccontava mio nonno, che praticamente è morto parecchi anni fa, e quando è morto era abbastanza anziano, dice che quell'anno che non si è fatto questa manifestazione dei turchi, della battaglia praticamente, dice che si è verificato un temporale molto terribile, quasi alla secca, diciamo, quasi a cielo sereno. E allora praticamente da quell'anno non hanno fatto più a meno di fare... Guai, si fa sempre questa tradizione. Abruzzesi non approdano più i turchi, ma a Tollo continua a rievocarsi ogni anno l'intervento miracoloso della Madonna che protesse la popolazione dal saccheggio e dalla miseria. Espressioni «mamma li turchi» o «cose turche», usate di fronte ai disastri ecologici, alle ruberie e alla corruzione dei politici, alle violenze sui valori cristiani e umani, non sono più cariche del significato storico degli anni della battaglia di Lepanto, ma continuano a valere di fronte alle paure moderne, che oltre alla grandine
sono raffigurate dai barbari di casa nostra, le cui imprese devastatrici ancora ci disperdono nei terrori di morte al vecchio grido «Mamma li turchi!».